Siamo qui allo stand della Yes Energy Group con il dottor Marco Mazzero, executive manager dell'azienda. Ecco dottore, ci parli dell'azienda. Allora, Yes Energy Group nasce circa 10 anni fa, esattamente il 28 maggio del 2008, come Yes Biogas. Abbiamo iniziato infatti con questo nome perché siamo rivolti per anni esclusivamente al settore agricolo. Ad oggi abbiamo realizzato quasi 200 impianti e facciamo service su circa 300 impianti, quindi la nostra struttura è in grado anche di fare service e fare assistenza su impianti non costruiti dalla nostra azienda. Gli incentivi degli anni scorsi sono diminuiti e di conseguenza anche il mercato e la richiesta diminuisce. Quindi da qualche anno abbiamo cominciato questo processo di internazionalizzazione che ci ha portato davvero in pochi anni a essere apprezzati in diversi paesi del mondo. Siamo presenti oggi con una filiale in Argentina, dove abbiamo realizzato il primo impianto agricolo per una grossissima azienda vicino a Buenos Aires. Oggi abbiamo altre 5 commesse per un totale di 10 impianti, ma siamo presenti anche in tantissimi altri paesi extraeuropei, pensiamo all'Asia, Indonesia, Giacarta, Corea, Cina e poi ritornando all'Europa, molto più vicino, belle iniziative in Grecia, in Bielorussia, in Polonia, in Serbia, in Repubblica Ceca, in Francia. Insomma, cerchiamo di diffondere e di mantenere la nostra identità, che è quella di essere un'azienda italiana che offre un servizio Italian style. E questo mi piace ricordarlo, perché noi italiani, quando andiamo in giro per il mondo, piacciamo proprio perché riusciamo ad avere quell'elasticità e quella, diciamo così, flessibilità nel costruire un impianto a misura, customizzato, proprio tailor made, che pochi fanno. In questi anni e soprattutto nell'ultimo anno abbiamo anche cambiato nome e oggi Yes Biogas è Yes Energy Group. Questo perché? Proprio perché abbiamo allargato i nostri orizzonti, cerchiamo di offrire ai clienti più prodotti. Quindi negli ultimi 3 anni, oltre a internazionalizzare, abbiamo investito molto in termini di risorse umane. Ricordiamo che la nostra azienda è un'azienda che si distingue perché l'età media dei nostri dipendenti è inferiore ai 32 anni. Quindi in termini di ragazzi, in termini di risorse umane e anche in termini economici. In punta dei piedi stiamo entrando nel mondo del rifiuto, un mondo più complesso, un mondo difficile, ma dove noi siamo sicuri di poter fare la parte degli attori principali, perché ne abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando di averne tutte le caratteristiche. Ad ogni situazione cerchiamo di offrire la migliore soluzione, ci stiamo indirizzando nel settore della forza, quindi dell'organic waste, del rifiuto organico, verso un sistema di digestione che viene appunto definito semi-dry. Puntiamo molto in questo e il nostro obiettivo è quello di consolidare la nostra presenza anche sul mercato e sul mondo del rifiuto nei prossimi 5 anni in modo importante. Beh, oggi in Italia si parla molto di biometano e voi? È chiaro che il biometano oggi in Italia rappresenta l'alternativa alla valorizzazione del biogas in energia elettrica, ma rappresenta un'ulteriore importantissima opportunità per l'agricoltura, per l'agroindustria, per il settore del rifiuto e per l'Italia in generale. Parliamo del biocarburante in un paese, cioè l'Italia, che si differenzia da tutti gli altri paesi d'Europa perché ha la più grande e vasta rete di distribuzione del metano esistente. L'anno scorso stavamo aspettando i decreti, sembravano imminenti, ahimè questo può succedere. Per fare una legge, poi per fare i decreti attuativi e per studiare tutte le norme che poi andranno a disciplinare comunque un tipo di intervento che è nuovo, ci vuole tempo, ci vogliono molte competenze. Penso che veramente i decreti attuativi oramai siano imminenti, ce li aspettiamo per fine anno.
Noi chiaramente ci stiamo già lavorando, ci siamo già attrezzati, abbiamo al nostro interno uno staff dedicato esclusivamente al processo del biometano, e ancora una volta anche qui crediamo che non ci sia un'unica soluzione, ma ci siano diverse soluzioni che dipendono appunto dalle diverse situazioni in cui andremo a trovarci. Abbiamo già contrattualizzato una decina di impianti molto importanti. Finché i decreti attuativi non escono, fino a che non si riesce effettivamente a fare un business plan su dati e su numeri reali, chiaramente la realizzazione di questi non parte. Per l'inizio, il primo semestre del prossimo anno, già potremo realizzare i primi impianti. Mi auguro di ritrovarvi il prossimo anno, Ecomondo 2018, magari parlando dei primi impianti già realizzati e già in funzione. Per noi sarebbe veramente una bella soddisfazione, un bell'obiettivo raggiunto.